Termina in parità la sfida tra Recanatese e Vastese, pareggio che può andare bene agli abruzzesi ma che non può soddisfare invece i padroni di casa, che rimandano ancora il ritorno alla vittoria. L'inizio è dei padroni di casa con Gian Sesto Borrelli, azione sulla sinistra, cross arretrato per Senigallesi, tiro col pallone che finisce vicino al palo. All'ottavo è ancora il numero 10 che riceve un lancio dalle retrovie e tira, ma il pallone è parato da Patania. Al nono, cross di Fiore, incornata di Sciba di poco alto. Un minuto dopo, lancio per Sivilla che tira al volo, ma la sfera finisce vicino al palo. Al tredicesimo c'è agguato il retropassaggio di Iarocci con Pera che si inserisce, aggira il portiere Patania ma spedisce la palla sull'esterno della rete. Al ventesimo la partita si sblocca. Punizione di Fiore, palla ribattuta, poi in mischia, con insacca il vantaggio per la Vastese. Sbanda la Recanatese, già al 23esimo, grande occasione per la Vastese, con un'incomprensione di Nodari che è pressato da Sciba, sta per perdere il pallone, poi l'azione prosegue, tiro di Fiore in diagonale, il pallone finisce in corner. Al 29esimo tentativo di Marchetti ribattuto, poi Raparo è ancora parato. Al 38esimo arriva il pareggio della Recanatese, Senigallesi lancia Borrelli che mira il palo più lontano, il pallone sbatte sul legno interno e si insacca. Prima dell'intervallo è ancora Borrelli protagonista, che serve per tira, ma la palla è centrale. All'inizio ripresa si vede ancora la Recanatese con Sivilla, ma il pallone è ancora centrale. Al 15esimo tiro di Lunardini murato in calcio d'angolo. Al 20esimo però si vede la Vastese con un veloce contropiede, palla Cicerello per Sciba che tira al volo, ma ci vuole Sprecace a mandare in corner. 26esimo sono ancora gli ospiti ad andare vicini al raddoppio con Stivaletta che serve Cicerello solo davanti a Sprecace, ma il portiere è bravo, sceglie sui piedi e a sventare la minaccia. Al 42esimo lampo di Pera che si gira liberandosi del diretto marcatore e tira, ma il pallone finisce sulla traversa. L'ultima emozione lo regala ancora Sivilla che si riceve da Pera, colpo di testa ma è fuori. Sì, detto bene, poteva finire in qualsiasi risultato, aperta, sia noi che la Recanatese poteva portare a casa i tre punti. Noi era interessante dimostrare che eravamo vivi dopo il periodo negativo, comunque la dimostrazione che la squadra ha dato oggi è quella che la società e tutti noi ci aspettavamo. Sì, ma purtroppo in una stagione capitano dei periodi in cui c'è un calo, forse fisico, forse mentale, questo non ci interessa. Abbiamo avuto un confronto duro dove anche la società si è fatta sentire, aspettavamo questa reazione del Leone, ripartiamo da questa, con la testa già stiamo a domenica con una partita importante con lo scontro diretto con l'Isernia. No, non sarà semplice, questo lo sapevamo dall'inizio e il nostro obiettivo è quello di salvarci il più presto possibile e questa è la squadra che conosco. Faccio i complimenti a loro a oggi, ma ripeto, non abbiamo fatto assolutamente niente, quindi la testa già da questa sera e a domenica, perché è una partita fondamentale in casa con l'Isernia e dobbiamo a tutti i costi portarla a noi. Sì, siamo a commentare l'ennesima partita dove abbiamo creato molto, però alla fine portiamo a casa un pareggio. Io credo che quando trovi una squadra che viene a Recanati si chiude in 11 nella loro tre quarti, nella loro metà campo, è difficilissimo trovare gli spazi. Quelle poche volte che ci siamo riusciti abbiamo creato palle gol, però non è bastato, forse dobbiamo fare ancora di più, anche se onestamente c'è poco da rimproverare oggi ai ragazzi. Sì, il dispiacere c'è, però dobbiamo crederci, dobbiamo continuare così, anche perché non possiamo continuare a sbagliare occasioni da gol o qualche volta succederà pure che prenderà il palo e andrà dentro.